Ciao a tutti, oggi creeremo un gioco classico di 1, 2, 3 stella con il nostro gattino che faremo avanzare soltanto quando il cane dirà 1, 2, 3. Vediamo cosa succede. 1, 2, 3 stella. 1, 2, 3 stella. Ok. Quindi quando avanzo normalmente non succede nulla, se avanzo mentre dico stella il cane abbaia oppure può fare qualche altra cosa. Vediamo cosa dobbiamo fare per realizzare un gioco del genere. Prima di tutto mettiamo lo sfondo che è la cosa più semplice. Scegliamo uno sfondo wall. Mettiamo qui il nostro gattino. E i comandi del gatto sono molto semplici. Se premiamo la freccia destra, il gatto si muove a destra di 10. E all'inizio del gioco la posizione del gatto è quella iniziale. Quindi all'inizio del gioco vai a meno 177 meno 49 è questa. Quando premo la freccia destra, movimento cambia la x di 10, quindi molto semplice il movimento del gatto. Passiamo adesso al cane, che è più o meno quello che gestisce tutto il gioco. Prendiamo la sprite dog, ok, la dimensione la mettiamo 80, lo portiamo qui. Cambiamo il costume. Allora, il primo costume ce lo teniamo e lo chiamo fermo. Questo costume lo cancello perché il cane non cammina. Questo costume qui lo chiamo stella. E con questo pulsante lo giro di qua. Ok. E adesso vediamo il codice del cane. All'inizio del gioco, ok, la posizione del cane, il costume del cane, scusate, deve essere quello girato verso destra, quindi costume fermo. Adesso vado a creare una variabile chiamata stato, e questa variabile, guardate bene, segue tutto il processo del gioco. Adesso io metto un ciclo che si ripete per sempre. E vado a vedere con dei controlli if a quanto è il mio stato. Quindi all'inizio del gioco lo stato deve essere 0. Dopodiché, se lo stato è uguale a 0, non faccio altro che far passare un secondo, quindi c'è un secondo in cui il cane non dice nulla. Attendo un secondo e aumento la variabile di 1. Cambia la variabile di 1. Se lo stato è uguale a 1, il cane inizia a dire qualcosa. Quindi riproduce un suono e attendi la fine. Il suono me lo registro. Scusate, è partito il suono. Allora, lo facciamo così. Okay. Ok, questo è il suono che parte quando la variabile è a 1. Quindi adesso lo inseriamo. Ma un. Ok. Cambiamo subito il nome del suono così c'è più chiaro a livello di codice. Quindi il cane dice un, attende un secondo, aumenta la variabile stato di 1. Perché? Perché quando la variabile stato è a 2, lui dovrà dire un'altra cosa, che sarà 2
Se stato è a 3, dovrà dire 3 attendo un secondo, cambia la variabile di 1 e lo stato è a 4, riproduce un suono. Registrazione. Stella. Ok. Quindi lo chiamiamo Stella così ci togliamo il pensiero. Stavolta non cambiamo la variabile di 1, ma la rimettiamo a 0 e facciamo ricominciare il ciclo. Quindi ora, io avrei potuto fare un semplice ciclo for, quindi un ciclo per sempre, senza le variabili, ma semplicemente attendi, attendi, fai il suono, attendi, fai il suono, attendi, fai il suono. Perché non voglio fare una cosa del genere? Perché ho bisogno della variabile 4 per capire se il mio gatto si sta muovendo quando io sto dicendo Stella. Quindi un attimo che cambiamo la mia 1, variabile con stato. 2, 2, 2, 2. Cambiamo tutte le variabili con stato. 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 E vediamo come va. 1, 2, 3, Stella. 1, 2, 3, Stella. Ok. Ok, quindi prima cosa, quando questo è 4, il cane deve cambiare il suo aspetto e deve passare al costume Stella. Quindi questa è. E quando è a 0, lo possiamo anche mettere qui, il costume è fermo. Vediamo se funziona. 1, 2, 3, Stella. 1, 2, 3, Stella. Ok, funziona. E adesso facciamo che rileviamo la pressione. Quindi quando si preme la freccia a destra, se la variabile stato è 4, quindi se io sto dicendo Stella, il cane abbaia. E si blocca tutto. Quindi, prima cosa, riproduciamo un suono. Il suono adesso ce lo andiamo a prendere. Questo è un suono già previsto, che è questo. Quindi il suono dog 1 e fermiamo tutti gli script. Anche tutti gli altri script dello sprite, così blocchiamo il Un, movimento. Vediamo. due, tre. Ok. Andiamo dal gatto. Quando si clicca sulla freccia destra, allora, sì, se la variabile è a 4 e io mi sono mosso a destra, anche qui blocco tutti gli script e magari faccio dire qualcosa al gatto, vediamo. Allora, controllo. Se lo stato è a 4,
Magari il gatto dice qualcosa. Oh no. E poi blocchiamo tutti gli script. Un, due, tre. Ok. Quindi questo è, diciamo, il gioco. La condizione di vittoria come la possiamo fare? Se io premo a destra e se la posizione X del mio gatto è minore di, vediamo quanto è 169, maggiore di 169, scusate. Cancella il blocco. Se la posizione X è maggiore di 169, il gatto può dire che ha vinto. Quindi, posizione X, movimento, posizione X maggiore di 169, il gatto può dire ho vinto. E si ferma il gioco. Come negli altri tutorial, io di solito creo una flag che si chiama in gioco, che si avvia all'inizio del gioco, quindi in gioco è uguale a 0 all'inizio del gioco. Ok, tutto quello che avviene qui, ok, avviene finché la variabile in gioco è a 0. Quindi se la variabile in gioco è a 0, fai tutto questo controllo. Quindi ok, porta stata a 0 la possiamo lasciare anche al di fuori. Poi tutto questo invece lo raggruppiamo qui e diciamo: se la variabile in gioco è a 0, fai tutto questo. Quando si preme sulla freccia destra, se sempre la variabile in gioco è a 0, quindi se, no, devo essere fuori, se 1, 2, se la variabile in gioco è a 0, fai tutto questo. Se lo stato è uguale a 4, e ci si muove, riproduci il suono dog uguale dog 1, quindi abbaia, ferma tutti gli altri script del file e dello sprite e porta in gioco a 1. Questo mi permetterà di non far più eseguire questi cicli. Allo stesso modo, quando si preme la freccia destra, tutto quello che succede deve succedere finché il programma è in gioco. Quindi si cambia la x di 10 soltanto se si è in gioco. Quindi sempre controllo se siamo in gioco. Variabile in gioco uguale a 0, fai tutto questo. Lo stato 4 lo lascio fuori e questo è un controllo di posizione, quindi non mi cambia niente. Proviamo a vedere se ovviamente se vinco metto in gioco a 1, perché anche se vinco non deve più succedere niente. 1, 2, 3, stella, 1,
due, tre, stella, un, due, tre, stella. Ok, attenzione che è successa una cosa, anziché mettere imposte in gioco a 1, messo cambia in gioco di 1 e quindi con l'altro cambiamento è andato 2. Questo non deve succedere, quindi porta in gioco a 1. Ritorniamo sul cane. Porta in gioco 1, ok, in questo caso è andato bene. Vediamo un po'. Un, due, tre, stella, un, due, tre, stella, un, due, tre, stella, un, ok. Vediamo, provo a farmi beccare, vediamo cosa succede. Un, due, tre, stella. Ok, il gioco si è bloccato e il cane ha abbaiato per un attimo. Io ho detto di no o no. Vediamo se ok, quindi muovendomi non succede nulla, questo perché il controllo in gioco uguale a 0 impedisce di eseguire l'azione. Ok, per questo tutorial è tutto, spero che sia abbastanza chiaro, alla prossima.